farla breve, amici miei, perché qua mi bloccano il video. Con questa roba qua mi bloccano il video. Non posso andare troppo avanti perché veramente mi bloccano il video. Se me lo bloccano, pazienza. Allora, Mindhunter Aquadaz mi ha fatto un commento non tanto, tante ore fa, non ho guardato. Ma non hai mai detto niente dei Led Zeppelin e dei Deep Purple? E vabbè, amico mio, si vede che non vieni abbastanza al circolo, no? Sapete di quello che ho quello, la barzelletta di Osvaldo, no? Che andava troppo al circo e gli trombava la moglie. Dai, fai bene a non venire troppo al circo. Tu non vieni troppo al circo. Allora, amici miei, di cosa vi parlo stasera? Non vi parlo dei Led Zeppelin, no? Di parlo. Allora, io ogni tanto guardo dei video di altri, no? Anche se, insomma, è come dire, un granello d'oro in mezzo alla merda, no? Però c'è qualcuno che ogni tanto, magari mi metto anche a vedere un video di 2 ore, dico vabbè dai, guardiamo un video di 2 ore, non ci voglio 2 ore di video, però ogni tanto c'ho tempo, no? Magari sono allo scazzo e dico vabbè dai, guardiamo questo video di 2 ore, no? Una live di 2 ore. Allora, nel caso specifico si chiama, vi segnalo il canale che è interessante, però Riccardo Corungio. Allora, Riccardo Corungio è un bravissimo ragazzo, è proprio pulito, si vede dagli occhi, è pulito e fa tanti video sulla storia mentita, no? Sul fatto che la storia che ci raccontano sono stronzate, un po' sulla terra piatta, diciamo, no? Anche, e poi insomma la Tartaria, sono tantissimi argomenti molto interessanti. Allora, io ho visto questo video e insomma ci ho riflettuto, no? Perché poi alla fine anche il suo quello con cui ha fatto il video era una live a due, Stefano Viti mi pare che si chiami, alla fine l'ho visto un po', bisogna avere pazienza perché si vede la fine del video, ma si vedeva che era preoccupato, no? Perché insomma, secondo quello che raccontano, insomma, il mondo è governato da volontà superiori a noi, e già qua potrei avere qualcosa da dire, da disquisire. E il risultato è questo: Stefano Viti alla fine, sì, no, ma io me ne andrei, forse in un posto migliore deve andare. In questo momento è in Sardegna piuttosto che in Corsica, insomma in Nord Italia, Centro Italia. Allora, amici miei, ci sarà solo un messaggio in questo video, solo uno. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura. È quello che vogliono. Io non so chi sono, se sono i Voladores, se sono, sai il cazzo,
gli alieni, delle entità malefiche. Io riprendo gli insegnamenti di Don Juan. Il guerriero ha solamente una cosa, la sua integrità, il suo essere senza macchia. Questo non può essere violato, questo non può essere portato via. Questa è la strada. Ma io probabilmente l'avevo già detto in un altro video, questo, no? Viviamo la nostra vita e non preoccupiamoci troppo. Certo, uno deve stare, come direbbero a Napoli, no? In campo, a corto, stai a corto. Assolutamente, stai a corto. Stai a corto e cerca di capire, no? Però non facciamoci prendere da questa cosa. Ah, devo scappare dall'Italia. Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Dove vai? Nel buco del culo del mondo, vai? Uno è andato in Venezuela, quell'altro è andato a Tenerife, quell'altro è scappato in Brasile, quell'altro. Ho capito, ma i problemi sono sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi i problemi. Però dei cazzo hai? Devi scappare. Ma venitemi a prendere, figlio. Venitemi a prendere. Certo. Magari ti sposti, no? Se arriva un bel treno merci. E poi chissà perché, guarda caso, quelli che vengono a dire guarda caso, quelli che vi vengono a dire che dovete andarvene dall'Italia, poi c'hanno dei canali, no, dei siti dove magari vi consigliano dove andare, che case prendere, magari sono loro che ve le propongono. Guarda caso. Insomma, il futuro butta un po' a merda, eh. Butta un pochino a merdaccio, eh. Questo devo dirlo. Però, ecco, mi è venuto il termine giusto. Guardatevi dagli sciacalli, amici miei. Guardatevi Riccardo Corongio non è uno sciacallo, però secondo me cerca di fare un certo tipo di informazione, ma esagera. Allora, noi non sappiamo un cazzo, non sappiamo un cazzo. Allora, questi signori, Corongio, quella e i suoi amici, la mettono giù che questi hanno un potere infinito, che ci possono annientare in ogni secondo. Però chissà perché per adesso non l'hanno fatto, no? Non è che ci avranno qualcosa in cambio della nostra vita asservita? Io non lo so, amici miei. Non lo so. Mi faccio delle domande. Io non sono qua a darvi delle risposte. Mi faccio delle domande e do spunti di riflessione. Questi sono discorsi da complottari, complottisti, no? Io li ascolto volentieri. E io non sono come quello che dice: oh, ma cosa cazzo dici? No. Non dicono delle stronzate questi qua, eh? Dicono delle stronzate. Però da qua a farci prendere così. L'ho visto spaventato questo qua. Io non sono così spaventato. Non sono così spaventato. No, e non credo che quelli abbiano tutto questo potere. Non credo. Amici miei, il mondo è insondabile, assolutamente insondabile. Pensate che non vi volevo fare questo video. Oggi mi sono fatto una camminata sempre sull'Adda. Non è stata tanto lunga, dai, solo un'oretta, un'oretta abbondante, mezz'ora abbondante andare, mezz'ora abbondante tornare, mi sono fatto un 5-6 km di camminato.
ero lì che riflettevo queste cose, veramente, e pensavo, cazzo, questi qui dicono... Torniamo all'origine, all'inizio del video. Un certo tipo di volontà vuole la nostra paura e non dobbiamo averla. O se l'abbiamo, conviviamoci, smorziamola, ecco, diciamo. Dobbiamo preoccuparci. No, dobbiamo tenere gli occhi aperti e poi, secondo me è fondamentale che dobbiamo essere puliti. Tenere gli occhi aperti e essere integri puliti, ecco, diciamo. Questa è la mia formula. Non faccio corsi per questo. Non vendo consulenza per questo. Per chi la sa cogliere. E poi magari sbaglio, magari domani mi arriva una bomba in testa e vabbè, pazienza, però sarò contento così. Detto questo, amici miei, non credo di fare altri video, poi vediamo. Buonanotte e buon venerdì domani. No, è quasi mezzanotte, è quasi venerdì, dai che è quasi venerdì. Ciao amici.